In memoria di Guerrino Fabianelli, figlio di Celestino, classe 1906, nativo di Castiglion Fiorentino, milite del secondo reggimento Milizia Difesa Territoriale di Pola, venne catturato dai partigiani di Tito il 1 maggio del 1945 e da allora non si ebbero più sue notizie. Ricevono la medaglia dei nipoti Chiara e Monica. In occasione del giorno del ricordo, istituito per ricordare le vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale, il prefetto di Arezzo e il sindaco di Castiglion Fiorentino hanno consegnato alle nipoti di Guerrino Fabianelli la medaglia conferita dal Presidente della Repubblica in riconoscimento del sacrificio offerto alla patria dai cittadini italiani. È doveroso riconoscere anche agli eredi di coloro che hanno sacrificato la loro vita in quella circostanza, quindi sia gli esuli istriani, dalmati, ma anche coloro che hanno combattuto poi sul fronte orientale e che hanno perso la vita per difendere il popolo italiano. Noi abbiamo perso la nostra mamma da poco e abbiamo finito la memoria storica, quindi questo è importante. Anche perché in famiglia siamo stati sempre molto legati poi alla storia dei vari componenti. È bello avere un pezzetto di storia, insomma, della famiglia e avere un riconoscimento, insomma, per una persona che comunque la sua vita l'ha data per la patria alla fine.